Fusioni nel jazz contemporaneo esplora il jazz europeo attraverso alcune delle sue scene più significative, come la Francia, la Spagna, i Balcani e la Scandinavia. Per ogni regione faremo un parallelo tra gli artisti di oggi e le esperienze storiche del Novecento attraverso i profili dei musicisti e i video presenti in rete. In ogni puntata, quindi, si alterneranno spunti rivolti alla storia e all'attualità per mettere a confronto e stabilire nuovi ponti tra le intenzioni dei musicisti di oggi e le origini culturali ed espressive che provengono dal passato. Anche nel ciclo dedicato alla Spagna, l'accento si porta sugli scambi continui tra America, Africa ed Europa. Soprattutto nel XVI e nel XVII secolo, la penisola iberica è stata la base di partenza per viaggi e migrazioni sia verso l'Oceano Atlantico, sia verso il Mare Mediterraneo. Dopo le esperienze dei primi musicisti a metà del Novecento, Tete Montoliu, Pedro Iturralde e, anche se meno immediatamente legato al mondo del jazz, Paco de Lucía, la scena musicale, così come tutta la società spagnola, ha conosciuto un periodo di florida rinascita al termine della dittatura franchista. Come le altre scene europee, il jazz spagnolo propone oggi un ampio spettro di realtà, aperte in maniera diversa a dialogare con le varie stagioni del jazz e con il linguaggio popolare. Per parlare degli aspetti musicali che riguardano la Spagna dobbiamo intraprendere un percorso più lungo del solito. Partiamo. La tratta degli schiavi è sempre esistita, quella che però a noi interessa riguarda gli europei che attingono manovalanza dall'Africa. La tratta inizia a metà del 1400, prima della scoperta dell'America, e sono i portoghesi ad iniziare. Il Portogallo, per espandersi, a meno di dichiarare guerra alla Spagna, è costretto a spingersi nei mari. Chi ha dato impulso a queste attività marittime è stato il sovrano Enrico di Aviz, detto il navigatore, che però non ha mai navigato, ha solo inviato i suoi messi ad esplorare, ha capito che quello poteva essere un ottimo mezzo per lo sviluppo della politica portoghese. Pensare di navigare verso ovest in pieno oceano Atlantico nel 400 era assai rischioso, infatti le credenze del tempo ritenevano questo mare infinito e custode degli inferi. Spingersi verso nord significava raggiungere l'Inghilterra e minare gli interessi di questo stato non era cosa raccomandabile. Per i portoghesi non restava che spingersi a sud ed esplorare la costa occidentale dell'Africa, impresa non certo facile all'epoca. I romani si erano spinti abbastanza a sud, fondando la città di Volubilis, nell'odierno Marocco. Ma avevano raggiunto la zona senza varcare le colonne d'Ercole. La costa africana nel 1400 era navigabile senza pericoli fino a Capo Bojador o a Bucatar, letteralmente il padre del pericolo. A circa 20 km a nord-est del Capo c'è un falso Capo Bojador che è formato da alte dune di sabbia con una secca rocciosa poco profonda. Un altro blocco roccioso ad una bassa profondità si trova a circa 3 km ad ovest del Capo. La costa fra il Capo falso e quello vero, lunga quasi 20 km, è sabbiosa con la presenza di numerose rocce. Questa struttura della zona, associata al mutare veloce dei venti, creava un passaggio estremamente difficile. Così difficile che i marinai di quel tempo si rifugiarono nel credere a eventi soprannaturali. Il problema tecnologico del tempo, dunque, era valicare Capo Bojador. I portoghesi riuscirono grazie a Gil Hines nel 1434. Questo riuscì al quindicesimo tentativo, sotto le consuete bandiere del principe Enrico, il navigatore. Per i portoghesi si aprirono da questo momento in poi nuove possibilità economiche attraverso l'esplorazione del sud dell'Africa. Già nel XIII secolo impavidi navigatori si erano spinti oltre le colonne d'Ercole. I fratelli Ugolino e Vadino Vivaldi nel 1291 partirono da Genova su due galee, Allegranza e Sant'Antonio, tentando di spingersi nel sud Africa, costeggiando in la parte occidentale del continente nero. I due però non fecero mai più ritorno a Genova. Le due navi naufragarono sulle coste del Senegal, in prossimità della foce del fiume Senegal. Secondo i racconti leggendari che si svilupparono dopo il fallimento della spedizione,
I due fratelli genovesi sembra avessero effettivamente circumnavigato l'Africa e sarebbero giunti in Etiopia, dove sarebbero stati catturati dal prete Gianni, un leggendario re cristiano. Nel 1315, il figlio di Ugolino, detto Sor Leone, organizzò e condusse una infruttuosa spedizione sulle tracce del padre e dello zio, che riteneva ancora vivi. Infatti, Sor Leone, nei documenti che firmava, non apponeva quondam, Sor Leone quondam Ugolino. Quondam sta per fu. Il viaggio dei fratelli Vivaldi non raggiunge l'obiettivo prefissato, prendere l'oro della Guinea. L'oro della Guinea era di certo accessibile, ma bisognava comprarlo. Raggiungere la Guinea non era facile. Ad ovest l'oceano, a nord il Sahara, due impedimenti difficilmente superabili all'epoca. Cristoforo Colombo, che ha accuratamente distrutto tutta la documentazione su se stesso e sulle sue ricerche, sposa la figlia di un grande navigatore portoghese, Bartolomeo Perestrello. Colombo, grazie agli studi fatti, è al corrente che il Giappone può essere raggiunto da ovest invece che da est. L'impresa navale di Colombo fu resa possibile, come avviene nel caso di molte scoperte, da un suo errore. Egli sosteneva infatti che la Terra avesse un diametro più piccolo di quello effettivo. A quell'epoca nessuna nave sarebbe stata in grado di compiere gli oltre 20.000 km che separano la Spagna dal Giappone, un viaggio che avrebbe richiesto più di 4 mesi. Colombo stimava in appena 4.400 km la distanza dalle isole Canarie alla costa asiatica, un valore 5 volte più piccolo di quello reale. La forte opposizione che Colombo trovò derivava dal fatto che la traversata oceanica era considerata troppo lunga per essere fattibile e non dalla credenza che Colombo fosse uno dei pochi a sostenere che la Terra fosse sferica. Colombo dunque fu molto fortunato a trovare lungo il cammino l'arcipelago delle Bahamas, sbarcando nell'isola di Guanahani, che ribattezzò subito San Salvador, pensando di aver messo piede in Giappone. Una fortuna comunque cercata, perché aveva avuto rassicurazione che ad un certo punto avrebbe trovato terra. Segnali di navi alla deriva, quindi oggetti di ogni genere dall'oceano, molto spesso erano stati rinvenuti sulle coste portoghesi. Scavi archeologici dell'America precolombiana hanno portato alla luce la testa di una statuetta del II secolo, epoca dell'imperatore romano Marco Aurelio. La testa si pensa che sia giunta in quel luogo per il naufragio di una nave romana. Nel 1310 il re del Mali, Abubakari, l'impero del Mali o impero del Manden, fu un impero medievale dell'Africa occidentale, fu attratto dall'idea di estendere il dominio dell'impero oltremare. Dopo aver posto il suo consigliere Musa a capo dell'impero, partì con una spedizione di 4.000 piroghe nell'Oceano Atlantico. Nessuno tornò dalla spedizione, solo un marinaio alla guida di una piroga si salvò. L'uomo, viste le imbarcazioni che lo precedevano sprofondare in un grande gorgo, fece marcia indietro, salvando l'imbarcazione e se stesso. Considerato questo fatto, gli incontri tra le popolazioni africane e quelle sudamericane possono essere sicuramente avvenute. La navigazione in quel tratto di Oceano Atlantico è piuttosto agevole, perché è più corta. Tra le genti del Golfo di Guinea e le popolazioni residenti sulla punta estrema dello stato di Bahia, in Brasile, qualche contatto ci potrebbe essere stato. Colombo ne è al corrente e distrugge accuratamente tutta la documentazione comprovante il probabile evento. Tete Montoliu nasce nel 1933 ed è di sicuro uno dei pionieri del jazz spagnolo. Cieco dalla nascita, Montoliu impara presto a suonare il pianoforte, incoraggiato dai genitori. Dopo aver preso lezioni private, studia al Conservatorio di Barcellona, dove incontra musicisti di jazz con i quali comincia a condividere le prime jam session. Per quanto sia influenzato soprattutto all'inizio dal jazz statunitense, grazie alla tecnica non comune e alla propria sensibilità sviluppa uno stile personale. Il vibrafonista Lionel Hampton lo nota mentre suona in un club di Barcellona e lo porta con sé in tournée, prima in Spagna e poi in Francia. Hampton lo vuole nella registrazione di jazz flamenco, lavoro che lo presenta, per così dire, alla scena internazionale.
Da quel momento diventa un musicista conosciuto e collabora con tutti i più importanti jazzisti internazionali, da Roland Kirk, uno dei suoi primi compagni di palco alla fine degli anni 50, ad Harold Land, passando per Joe Anderson, Hank Jones, Dizzy Gillespie, Chick Corea, Kenny Clarke e tanti altri. Tete Montoliu è morto a Barcellona nel 1997 dopo aver ricevuto l'omaggio della Spagna nel 1996 per la sua lunga carriera. Lo andiamo a vedere in una sua esibizione in quartetto insieme a Lou Donaldson al sassofono, Clarence Say al contrabbasso e Billy Kay alla batteria. Sassofonista e clarinettista, Pedro Iturralde compie il passo successivo nell'incontro tra jazz e tradizioni spagnole, con un disco che, curiosamente, porta nel nome gli stessi elementi di quello registrato da Tete Montoliu e Lionel Hampton, ma in ordine inverso, flamenco jazz, nel disco pubblicato dalla tedesca MPS e nello stesso ordine nei due volumi pubblicati dalla Blue Note. Nato nel 1929, comincia a studiare musica sin dall'infanzia e anche lui viene a contatto con i musicisti americani che si esibiscono in Spagna. Il suo nome però viene associato anche a composizioni per sassofono di respiro classico, come la Pequeña Zarda o la Suite Ellenica, che andremo poi ad ascoltare. Composizioni dove si possono ascoltare, insieme al jazz, gli accenti del folklore europeo. Flamenco Jazz viene registrato nel 1967 con un quintetto di musicisti europei: Eric Peter al contrabbasso, Per Viboris alla batteria, Paul Grassel al pianoforte e Dino Piana al trombone e Paco De Lucia. Vediamo Pedro Iturralde dal vivo in quartetto impegnato nella sua suite Hellénique al Festival di San Javier. We'll be right back.
La tratta degli schiavi nasce per caso, durante le esplorazioni portoghesi dell'Africa occidentale. Doppiando Capo Bojador nel 1434, un capitano di una nave getta l'ancora alla fonda e con un palischermo raggiunge la spiaggia. Qui incontra due neri che decide di rapire e di condurre in Portogallo a Lisbona, dove sono esibiti come merce coloniale. Uno dei due rapiti, parlando con un interprete, spiega che lui è un principe. Se sono disposti a rilasciarlo, lui fornirà ai rapitori ben 20 uomini del suo popolo in cambio della sua persona. La tratta degli schiavi dunque nasce come un fatto casuale. Uomini e donne sono comprati e venduti dagli stessi africani. Soltanto i primi schiavi sono stati rapiti, i successivi sono stati tutti acquistati. Gli schiavi a Lisbona diventano collaboratori domestici, diventano cristiani, sono battezzati. Il loro servizio è molto apprezzato e in breve tempo sono importati in grande numero e invadono anche altre città come Évora e Oporto. La Spagna, con i Mori, ha un rapporto diverso rispetto al Portogallo, in quanto per 8 secoli rimane sotto il dominio arabo. Nel 400 la Spagna ottiene l'indipendenza con la Reconquista, sotto il regno di Elisabetta I di Castiglia e Fernando II d'Aragona. La battaglia conclusiva si compie nel 1492 nell'ultima roccaforte araba di Spagna, l'Emirato di Granada. La penisola iberica ritorna unita e indipendente. La Spagna esprime la sua identità nazionale attraverso la religione cattolica, in quanto prodotto di una guerra di indipendenza contro la religione musulmana. Si unisce sotto le corone di Castiglia e d'Aragona, che inconvolano in un matrimonio nel segno della religione cristiana. La lingua d'altronde non può rappresentare l'espressione dell'unità nazionale in Spagna, perché il vero spagnolo è il castigliano, il catalano è un'altra cosa, il basco un'altra ancora. Gli spagnoli, appena colonizzano un territorio, piantano la croce e fondano città con nomi cristiani, come Veracruz, la città edificata da Cortés sulle coste messicane. A questo punto il territorio è del re di Spagna. Il tutto è realizzato de facto senza trattati. Colombo agisce in questo modo. 2 anni dopo però, nel 1494, il tutto assume carattere legale con la firma del Trattato di Tordesillas, con il quale si sancisce la spartizione dei territori annessi dal Portogallo e dalla Spagna, sotto l'arbitrato parziale del Papa Alessandro VI, Papa spagnolo della casata Borgia. Il trattato stabilisce che si tracci una linea immaginaria sul mare oceano, sul meridiano nord-sud, 370 leghe ad ovest delle isole di Capo Verde, e si stabilisca che tutte le terre che si trovano ad ovest della linea sono sotto il protettorato della Spagna, tutto ciò che risiede ad est sotto il Portogallo. Sembrerebbe un affare per la Spagna, che presuppone che molte delle terre ancora da scoprire si trovino ad ovest dei Caraibi. Infatti è così. Ma non tengono conto del Brasile, che rimane ai portoghesi. Siccome sembrava sin da subito che il trattato fosse svantaggioso per i portoghesi, si suppone che questi conoscessero già il Brasile. Nelle terre conquistate, gli indigeni tentano di essere schiavizzati. Questi combattono perché ciò non avvenga. Sono battezzati in massa e si ribellano. Molti costretti a lavorare e non sanno nemmeno cosa significhi lavorare. In tanti si suicidano, si lanciano dalle rupi, strangolano i figli. Gli indigeni dei Caraibi in pochi anni si estinguono. Il vescovo spagnolo Bartolomé de las Casas, in questo frangente, suggerisce una soluzione contro l'estinzione dei nativi. Considerato che i neri avevano prodotto nel vecchio continente effetti positivi perché ripetere l'esportazione nelle Americhe. Va detto che all'epoca di questa esternazione il prelato era molto giovane. Da vecchio, constatato lo sfacelo causato dalla sua brillante idea consegnata gratuitamente a Carlo V, si pentì schierandosi al fianco degli africani schiavizzati nelle colonie. L'incidenza politica e religiosa di Las Casas consegnò, di fatto, l'alibi per avviare la tratta Africa-America con conseguenze devastanti. In brevissimo tempo gli schiavi sono numericamente superiori alle popolazioni indigene delle colonie e persino rispetto ai colonizzatori bianchi.
Chano Dominguez nasce a Cadice nel 1960 e quindi fa parte, per ragioni storiche ed anagrafiche, di una generazione per cui le radici spagnole e il jazz non hanno più bisogno di fondersi e riconoscersi reciprocamente. Sono entrambi, il jazz e la tradizione spagnola, strumenti dalle potenzialità diverse magari, ma da utilizzare con pari dignità. E basta scorrere i titoli e la lista dei musicisti dei suoi dischi per comprendere come le due linee convivano in maniera assolutamente naturale. Come ad esempio con Alma, con George Mraz, Jeff Ballard, Coplas de Madrugá e Acoplados insieme alla cantante Martirio, Carter Latin con Paquito de Rivera e Calle 54 insieme a Eliane Elias, Paquito de Rivera e Jerry Gonzalez. Per arrivare a Flamenco Sketches, progetto con cui è stato anche ospite ad Umbria Jazz Winter nel 2011, vale a dire la rivisitazione di Kind of Blue di Miles Davis con un quintetto per così dire jazz più flamenco, con Mario Rossi al basso, Israel Piranha Suarez alle percussioni, Blas Cordoba alla voce e Tomasito alle palmas. Un progetto commissionato dal Festival Jazz di Barcellona in occasione del cinquantenario di Kind of Blue e registrato dal vivo al Jazz Standard di New York. Oppure al recente Piano Iberico, inciso per la Blue Note, dove le sue composizioni si uniscono a quelle di Zach Albeniz, Federico Monpou, Enrique Granados e Manuel De Falla, con una formazione sempre a cavallo tra jazz e flamenco. Lo andiamo ad ascoltare in trio con Mario Rossi al contrabbasso e Marc Miralta alla batteria. Perico San Beat si può ripetere parte del discorso fatto per Chano Dominguez. Sono praticamente coetanei, dato che San Beat è nato nei pressi di Valencia nel 1962 e una discografia ampia e le numerose collaborazioni lo hanno fatto conoscere anche al di fuori dei confini spagnoli. Se nel corso degli anni ha frequentato spesso i musicisti statunitensi, grazie anche agli studi a New York, il suo lavoro più ambizioso degli ultimi tempi è sicuramente Flamenco Big Band, una ulteriore visione delle potenzialità scaturite dall'incontro tra i due generi musicali, realizzato alla guida di musicisti provenienti in buona percentuale dalla scena jazz valenziana, uniti anche in questo caso a interpreti della tradizione del flamenco. A fianco di questo lavoro, la sua produzione negli ultimi anni lo ha portato a confrontarsi con musicisti e a sviluppare le proprie formazioni più stabili,
trio e quartetto nel versante più jazzistico e quintetto per le espressioni più votate al flamenco, con alcuni fidati compagni di viaggio, come Bernardo Sassetti al pianoforte, purtroppo scomparso nel mese di maggio del 2012, Javier Collina al contrabbasso, Marc Miralta alla batteria. Nel brano che andiamo ad ascoltare, Atlantis, il sassofonista suona con il quartetto Trans-European al Jazz Forum di Budapest. La formazione è composta dagli ungheresi Kalman Ola al pianoforte e Matthias Sandai al contrabbasso e dal fidato Marc Miralta alla batteria. E con questa formazione ha pubblicato nel 2011 il disco Sketches of Pangea. La danza osservata da Sassetti ha caratteristiche progressive di trance, come accade nel malambo argentino e nelle evoluzioni rotative dei gervisci rotanti. Il tema musicale della follia, diffondendosi in Europa, via via perde i suoi caratteri africani, viene etichettata come danza lenta e la musica che la supporta viene così eseguita. Gli elementi africani, demoniaci associati al ritmo, alla frenesia della danza, sono così depurati. La cultura cristiana vuole dalla musica estasi, contemplazione e staticità. In origine la follia doveva essere una danza velocissima. Questo processo di rallentamento sarà perpetrato e propagato anche alle musiche successive di origine africana. Nella musica classica si tende via via, nella prassi esecutiva, a rallentare come nel caso di Parade, dei primi del Novecento di Satie. Un balletto abbastanza brillante, nel tempo diventato molto lento. D'altronde, di recente, l'edizione filologica di Christopher Hogwood delle nuove sinfonie di Beethoven ha fatto scandalo perché ha dimostrato che alcuni passaggi della nona sinfonia di Beethoven devono essere eseguiti a velocità doppia rispetto alla prassi esecutiva attuale. Nessuno oggi suona gli studi di Chopin, ad esempio, ai metronomi indicati dallo stesso compositore. Il rallentamento della follia inizia già agli albori del Cinquecento. La sarabanda, di origine afroamericana, compare inizialmente nel Messico coloniale, definito Indie occidentali, nel medio Cinquecento. Poi torna in Spagna, ritorno celebrato in alcuni versi del drammaturgo spagnolo Lope de Vega.
Un prete che vede ballare la sarabanda la definisce danza velocissima, oscena e naturalmente diabolica. Le navi postali in questo tempo fanno la spola tra Siviglia e il Messico, portando uomini, merci, notizie, influenze, cultura. L'incontro fra i bianchi e i neri delle colonie messicane produce la sarabanda, la quale è reimportata in Spagna ed è ridefinita come danza spagnola. È sicuramente la danza più diffusa nel periodo musicale europeo preclassico. Alla fine del Seicento, compositori come Arcangelo Corelli, Bach, la utilizzano nel terzo movimento delle loro composizioni secondo questo schema. Alemanda, corrente, sarabanda e giga. La sarabanda nella storia della musica è identificata come danza lenta, contrariamente a quanto detto precedentemente. Se consideriamo le sonate a tre di Arcangelo Corelli, le sarabande incluse sono indicate come allegro più che andante. In Vivaldi, un secolo dopo, le sarabande sono più andanti che allegro. Hanno già rallentato metronomicamente. Quando nel Novecento la sarabanda è stata riscoperta da Satie e Debussy, la loro esecuzione è lentissima. Baldo Martinez è un contrabbassista galiziano. La sua attenzione si concentra sul jazz europeo più che sulle esperienze americane e nel suo percorso si affiancano situazioni diverse. Organici ampi e particolari dove la composizione, la gestione degli equilibri e l'arrangiamento ha una grande importanza, oppure formazioni ristrette, il duo voce e contrabbasso con la cantante Maite Dono, oppure Tries con Agustí Fernández al pianoforte e Ramón López alla batteria, o con il sassofonista italiano Carlo Actis Dato, rivolte maggiormente all'improvvisazione radicale e al dialogo tra le voci. Il Minho è il fiume che segna il confine tra la Galizia e l'estremità settentrionale del Portogallo e nel 2008 Martinez, con Progetto Minho, ha realizzato un lavoro dove il linguaggio e gli strumenti del jazz hanno incontrato in maniera efficace i suoni e gli strumenti del folklore galiziano. Con una regia estremamente moderna, il contrabbassista ha ripreso i versi dei canti tradizionali per portarli in un contesto rispettoso delle forme antiche, ma anche profondamente nuovo e legato al mondo di oggi. Una formazione molto ampia, dove la voce di Maite Dono e le composizioni di Martinez vengono interpretate da una miscela di suoni particolari come la ghironda, la tuba, il serpente, il vibrafono, affiancati alla tromba, alla chitarra elettrica e al contrabbasso. Andiamo ad ascoltare Progetto Minho in un concerto tenuto a Valencia nel 2010.
Albert Bover, pianista catalano, unisce il rigore degli studi classici a una grande conoscenza del jazz. Uno stile asciutto e deciso gli permette di interpretare in maniera molto lineare i brani e lo porta a privilegiare per le sue incisioni formazioni molto scarne. Il trio con David Cirgo alla batteria e Masa Kamaguchi o Chris Higgins al contrabbasso, il duo con il contrabbassista Horacio Fumero, argentino ma residente ormai da anni in Spagna, e il solo. Andiamo a vedere Albert Bover proprio in duo con Horacio Fumero nell'interpretazione di Monk's Dream. Un caso analogo alla sarabanda è rappresentato da due danze intercambiabili, la passacaglia e la chacò, che sono della fine del 500 inizio 600. Sono costituite da un giro armonico, provengono dalle colonie d'America, sono importate in Spagna e da lì si diffondono in tutta Europa. Col passare del tempo vengono rallentate. Con queste danze si diffonde la pratica del giro armonico. All'inizio del 600 i virtuosi di clavicembalo hanno un repertorio di standard sul quale improvvisare, fare delle variazioni eventualmente poi trascritte su carta. Tipo il ruggero e la romanesca, due forme popolari di canzone strutturata con una ben precisa sequenza armonica. C'è un periodo in Europa influenzato dai neri dove si improvvisa un giro armonico. Su questa base il pianista John Lewis, uno dei componenti del Modern Jazz Quartet, troverà delle analogie tra il jazz moderno e il barocco europeo del 600. Nel 500 Siviglia è il centro di smistamento di diverse culture. È il porto d'approdo dei neri africani e il cuore dell'accoglienza della cultura gitana. L'incontro fra queste etnie produce il flamenco. Il flamenco prevede quindi, oltre alla cultura spagnola e quella zingara, anche una base africana. Un tappeto di percussioni africane che incontrano un canto di origine indiana.
In Spagna, come accennato con la Reconquista, gli arabi sono cacciati nel 1492. Si attua da parte dei re cristiani una epurazione non su base etnica, ma su base religiosa. In Spagna molti neri sono stati convertiti e i nuovi che arrivano sono cristianizzati per forza. Questa produce una serie di conseguenze anche in campo musicale. In Spagna il liuto è bandito perché è di origine araba, al suo posto si suona la vihuela, una chitarra di dimensioni un po' più piccole. I musicisti di tale strumento appaiono sui libri mastri di vere e proprie corporazioni dello strumento. Consultando questi registri si fa una curiosa constatazione. Il 90% degli iscritti è identificato come moros. In realtà i neri, che in quel periodo in Spagna abbondano, sono tessuto sociale spagnolo ormai consolidato. Domenico Scarlatti è figlio di Alessandro Scarlatti, nato nel 1660, compositore siciliano, il più popolare autore di opere serie all'inizio del Settecento. Domenico nasce nel 1685 e detiene nella storia della musica un record. Tra i musicisti di spicco è quello di cui si sa meno. Con sorprendente caparbietà è riuscito a cancellare tutte le tracce della sua vita privata. Il padre, che è molto affaccendato, affida il figlio al compositore d'opera napoletano Gaetano Greco. I progressi alla tastiera di Domenico sono rapidissimi e nel 1700, a soli 15 anni, è già organista di camera del re di Napoli. Il papà, stimato compositore, apprezzato dalle corti e dai potenti, si adopera per fargli fare carriera e lo trasferisce a Roma. Qui conosce Handel e diventano amici. A Roma è già straordinario esecutore al clavicembalo. Nella città eterna soggiorna per poco tempo, infatti di lì a poco si trasferisce a Firenze, città dove nel 1709 incontra Bartolomeo Cristofori, che inventa il pianoforte. Molti indizi portano a pensare che Domenico abbia conosciuto Cristofori e di conseguenza abbia suonato il pianoforte. Poi Scarlatti si trasferisce a Venezia, dove non trova un lavoro alla sua altezza. In questo periodo compone soprattutto opere. Un'ottima proposta arriva dal Portogallo. Decide di trasferirsi e lavora alla corte per circa 5 anni. Da lezioni di pianoforte all'infanta Maria Barbara di Braganza, donna di grande intelligenza e sensibilità musicale. Scrive per lei sonate didattiche. A 18 anni Maria Barbara si trasferisce in Spagna per sposare il futuro Ferdinando VI di Spagna. Domenico la segue e qui trascorre gli ultimi anni della sua vita, che si conclude a Madrid nel 1757. Molti dei musicisti presenti in Flamenco Big Band di Perico San Beat li ritroviamo anche nelle fila del collettivo Seda Jazz guidato da Francisco Latino Blanco. Luogo di incontro e riferimento per i musicisti della zona di Valencia, in particolare di Sedaví, da cui il nome, promotore di corsi e seminari di jazz, etichetta discografica, Seda Jazz si è fatto anche promotore di rassegne e concerti. Nato nel 1991, oggi intorno a Seda Jazz si muovono circa 100 musicisti e il collettivo riesce così a dar vita a formazioni differenti, dal piccolo combo alla big band, coinvolgendo sia i musicisti professionisti che gli studenti dei corsi. Latino Blanco è, come detto, l'animatore del collettivo e lo ritroviamo in molte delle formazioni. In particolare vogliamo nominare il suo progetto orchestrale Around Mulligan, omaggio al grande baritonista, e le diverse formazioni attente alla sonorità del cool jazz e del jazz degli anni 50. Tra i personaggi coinvolti in Seda Jazz abbiamo anche il già citato Perico San Beat, il sassofonista Vicent Machan, il trombonista Tony Belenguer e il sassofonista Jesús Santandreu, che con il suo quartetto, formato da musicisti spagnoli e portoghesi, ha registrato Sound Colors, combinazione efficace di attenzione per la composizione e slancio improvvisativo. Oltre al percorso jazzistico, Santandreu porta inoltre avanti una carriera di compositore sinfonico e le sue partiture sono state eseguite da orchestre sia spagnole che statunitensi. Sweet Georgia Brown è il brano con cui vediamo all'opera la big band Taller de Seda Jazz, vale a dire la big band nata dai laboratori di Seda Jazz sotto la direzione di Latino Blanco.
Molly shed and sweet Georgia Brown. Two little feet fat, also neat and sweet Georgia Brown. The young Zion, one of the iPhone, sweet Georgia Brown. What's your biggest why? You know I don't lie, no much. It's Miss and she comes in there when she lies in down. So she came what she sees, she how she could sit down, fella. Durante la vita di Scarlatti sono stampate 30 sonate brevissime, denominate esercizi. Occupano in genere 4 pagine, stampate probabilmente a Venezia, sebbene le edizioni rechino la didascalia a Londra. Il clavicembalista trascorse qualche tempo a Londra. È probabile che qualche ricco londinese abbia deciso di stampare le sonate rivolgendosi a una tipografia veneziana. Questi 30 esercizi sono gli unici frammenti musicali di cui dispongono i suoi contemporanei. In Spagna, sfruttando le risorse della corte, si decide successivamente di stampare tutte le 555 sonate di Scarlatti. I volumi che le accolgono sono rilegati in cuoio marocchino con il fregio della Casa Reale. Quando Scarlatti muore, la sua opera è riportata in Italia dal cantante castrato Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, conosciuto con lo pseudonimo di Farinelli, che ha forte ascendente sui regnanti di Spagna. Dalla visione di questi raccoglitori musicali è sorto un dubbio. Le date riportate sui volumi sono degli ultimi anni di vita di Scarlatti? Se così fosse, il compositore avrebbe scritto la sua ampia produzione solo alla fine della sua esistenza. Allora ci chiediamo, sono le date di trascrizione di coloro che hanno copiato le partiture oppure sono le effettive date di composizione? Questo enigma è ancora irrisolto. Una volta copiati i manoscritti, sono stati distrutti dagli agenti atmosferici. Allora ci sono alcuni studiosi che affermano che le date sono quelle di copiatura, altri che asseriscono che sono quelle di composizione. Scarlatti nelle sue sonate inserisce espedienti armonici inusuali per l'epoca, tanto da farli ritenere dai suoi contemporanei sbagliati. Un musicologo, Alessandro Longo, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, decide arbitrariamente di eliminare le note a suo giudizio sbagliate, consegnando agli studenti un autore noioso e puerile. La riscoperta di Scarlatti sotto un profilo novecentista si ha per opera di Manuel de Falla, che ci fa capire che l'armonia di Scarlatti è innovativa ed articolata, una concezione molto avanti rispetto alla sua epoca, che scavalca il Settecento e sorpassa anche l'Ottocento, collocandosi a pieno titolo nella concezione armonica del Novecento. Perché Scarlatti è nato a Napoli, dove ha sviluppato il gusto di ascoltare la musica popolare, le grida dei pesciaioli, le tarantelle, le tammuriate, la musica che si ascoltava per strada. Quegli accordi strani suonati sulla chitarra hanno il colore del flamenco. Nel 1984 a Tenerife, nelle Isole Canarie, è stata trovata e pubblicata dalla Società Spagnola di Musicologia una raccolta di brani attribuibili a Scarlatti. In realtà ancora se ne dibatte se è così o meno. All'interno della quale c'è un fandango, c'è una nota del compositore, chiunque egli sia, che scrive che si è ispirato a quello che ha ascoltato, frequentando il porto e che i cubani sono stati la fonte maggiore di influenza. Certo, uno Scarlatti che scrive un fandango che si ispira a Cuba, che è interessato alla musica delle Americhe,
rappresenta una devastazione per quanto concerne le supposizioni e le acquisizioni storiche sul clavicembalista napoletano. Il nostro breve percorso tra i musicisti del jazz spagnolo si conclude con una giovane interprete, la pianista Irene Aranda. Irene Aranda ha pubblicato due lavori, Interfrequency 23-7 e Yetzer, molto diversi tra loro per organico e direzione musicale. Il primo la vede impegnata come una formazione ampia, in un lavoro principalmente basato sulla composizione e sull'intenzione di portare nella propria musica accenti classici e folclorici. Nel secondo, invece, registrato dal vivo e in piano solo, la pianista punta decisamente verso la tradizione musicale andalusa e in particolare verso le origini della cultura sefardita. Andiamo ad ascoltare Irene Aranda in un concerto in trio tenuto al Festival Jazz di Zamora. Louis Moreau Gottschalk è uno dei personaggi più importanti del panorama musicale americano. Compositore e pianista nato a New Orleans nel 1829, è più conosciuto come virtuoso per l'esecuzione delle sue stesse opere, rinomato come Liszt, poi dimenticato e poi riscoperto. Nel 1851 questo pianista si trasferisce in Spagna. In Spagna traduce in musica ogni stimolo esterno, come era accaduto per Scarlatti. I concerti spagnoli per pianoforte sono raggiunti per ispirazione solo nel Novecento da musicisti del calibro di Albéniz, Manuel de Falla ed Enrique Granados. In Spagna Gottschalk conosce il fandango, la cota aragonesa e la sevidia. La sua opera spagnola è intrisa nel ritmo, non è cartolinesca. Un brano del periodo è Manchega, dedicato alla Mancia, la regione più povera a sud della Spagna. Un brano fortemente ritmico con emiola 2 su 3 e di stampo romantico, tutto poliritmi ritmi ribattuti, suonato al centro
della tastiera in maniera coloristica. Infatti il maggiore estimatore di Gottschalk, non a caso, è Berlioz, il colorista per eccellenza della musica sinfonica. Un altro brano molto importante che segnalerei è Canto Gitano, dove la mano sinistra simula in Gottschalk la chitarra e la destra il canto indiano di un soprano. Gottschalk è un registratore vivente della realtà che lo circonda. La Spagna, alla fine dell'Ottocento, musicalmente rinasce con Isaac Albéniz. Albéniz, pianista e compositore, scrive i quattro quaderni di Beria. Ha successo a Parigi perché è in perfetta sintonia con l'impressionismo della città. Albéniz, seppur con una carriera molto lunga, trova successo solo alla fine del suo ciclo. Nella sua produzione si nota una maturazione di una poetica nazionalistica spagnola. Nasce nel 1860, a 14 anni si fa assumere come mozzo su una nave ed emigra a Cuba. Scrive diversi brani cubani, in cui si nota la rigidità europea applicata alla maniera e la ricchezza ritmica di Cervantes. Due elementi in netta contrapposizione. Brano esemplificativo in tal senso è Bajo la Palmera, sotto la palma. Questo pezzo è mutuato da una raccolta di quattro pezzi che si chiama Cantos de España.